Nella prima del 2019 Leonetti e Sbardella regalano la seconda vittoria consecutiva alla Vastese contro un Matelica punito dopo una gara senza infamia e senza gloria e in cui hanno centrato anche due pali. Ma andiamo per ordine. Negli abruzzesi seconda panchina consecutiva per Capitan Fiore, al suo posto gioca Cone. La novità è la partenza di Russo dal primo in luogo di Stivaletta, assente per infortunio Giampaolo. Nei marchigiani spazio fin da subito per l'ex di giornata Bittaie. La cronaca. Primi 10 minuti di studio, al 14° arriva la prima occasione della gara ed è per la Vastese. Russo calcia di prima intenzione, la sua conclusione viene respinta. Sugli sviluppi dell'azione ci prova anche Palestini, che dal limite calcia strozzando la conclusione che va a lato. La risposta del Matelica arriva al 18° con un calcio d'angolo di Losicco che si infrange sulla parte superiore della traversa con Patania preso in controtempo dalla traiettoria. Al 20° contatto in area del Matelica per l'arbitro Simone Piazzin di Prato e simulazione, Palestini viene ammonito. Gli ospiti crescono e al 25° sfiorano il gol. Dopo un'azione insistita la palla arriva a Bittaie che da dentro l'area controlla e calcia a giro. Patania si salva perché la sfera finisce sul palo alla sua sinistra. Spingono i marchigiani che guadagnano un calcio di punizione dopo un errore in impostazione degli aragonesi e il 34° Losicco conclude con la sfera che supera di poco la traversa. Al 36° si rivede la Vastese, Leonetti calcia poco coordinato da buona posizione, tutto facile per Ravella. Il primo tempo sembra destinato a finire in parità, ma all'ultimo assalto i padroni di casa passano. Palla proveniente da corner, Shiba in mischia conclude con la sfera che impatta sul palo. Avella prova a metterci una pezza, ma Sbardella è il più lesto e con un tocco morbido supera l'estremo marchigiano. 1-0, si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa il Matelica si butta in avanti e viene subito punito. Lancio lungo a cercare Leonetti, il numero 11 si incunea in mezzo a due e dopo aver controllato di petto calcia di mezzo esterno superando Avella per il 2-0. Per l'attaccante barese il 12° gol stagionale. All'8° Florian per gli ospiti gira al volo da dentro l'area di rigore. Bello il gesto tecnico ma non la mira, palla alta. Ancora Matelica in avanti al 25° si salva Patania sulla conclusione del numero 8 Pignat. Passano 3 minuti, Florian su punizione disegna una traiettoria velenosa su cui l'estremo di casa si distende e devia al lato. Al 32° si infortuna Russo e lascia il campo, al suo posto entra Stivaletta. Minuto 35, Shiba tenta la torsione, la conclusione debole e centrale, tutto facile per Avella. Al 42° Stivaletta parte in contropiede e ha sui piedi la palla per chiudere la gara definitivamente, ma la conclusione in diagonale sfila di pochissimo al lato. Al 47° l'arbitro assegna un calcio di punizione a due nell'area di rigore della Vastese per una dubbia leggerezza di Patania. Angelilli indovina l'angolo e accorcia le distanze 2-1. Nel finale di gara espulso il segretario della Vastese Franco Nardecchia. Da qui alla fine non succede altro e dopo 6 minuti di recupero all'Aragona termina 2-1 per i locali. Per i biancorossi 6 punti nelle ultime 2 gare e finalmente si è vista una squadra in grado di soffrire e punire gli avversari al momento giusto. Per il Matelica continua il momento no. In 3 gare raccolto solo 1 punto con la vetta che si allontana. Mister Tiozzo, contro la Vastese un Matelica poco fortunato, è un periodo che non vi gira bene. Chiaramente sì, non ci gira bene, ma vuol dire che qualcosa di più o qualcosa di meno, qualcosa di più dovremmo fare, qualcosa di meno stiamo facendo, ma ci sono anche gli avversari. Poi abbiamo preso gol credo al 46° giusto il primo tempo e lì chiaramente in un primo tempo ho giocato bene, una partita molto con grande agonismo ma giocata bene, dove noi abbiamo provato a star dentro la metà campo avversaria, magari con non giocate dentro al campo ma più sopra la linea, perché loro me li aspettavo riuscissero con le mezzali sui centrali, invece non ce l'ha mai fatta, perciò dentro era intasato ma sopra rimanevano alti e ci abbiamo provato, abbiamo preso un palo, abbiamo creato qualche grattacapo anche su qualche calcio d'angolo, poi però all'ultimo minuto del primo tempo la partita si è incanalata come non ci aspettavamo, poi abbiamo fatto quel gol in contropiede e
si è fatta ancora più dura, però noi ci abbiamo provato fino alla fine, a un quarto d'ora dalla fine potevamo riaprirla prima in area piccola lì, poi fino all'ultimo ci abbiamo creduto, però penso che non so dire se il risultato è giusto o sbagliato, io vi direi che non è sicuramente quello che ha determinato il campo, però non sempre quello che si vede dentro il campo è lo specchio poi del risultato finale, dei tre punti o di un punto. Mister Montani, contro il Matelica abbiamo visto una squadra. Sì, oggi abbiamo ripreso benissimo, sono molto felice per i ragazzi, come ho detto a un tuo collega, ci tenevo a ripartire forte perché io vedo che la squadra sta prendendo forma, vedo come si allenano, è una squadra quasi nuova, quasi tutta ricostruita come voi ben sapete, quindi abbiamo fatto una gran partita con una squadra forte, vice capolista, concedendo pochissimo se non un palo al primo tempo, giocando anche a calcio il primo tempo e il secondo abbiamo attaccato la linea con le ripartenze perché abbiamo giocatori che ti possono far male, quindi devo dire che i ragazzi hanno fatto una partita ottima. Cosa è successo sul gol del Matelica? Ma guarda, non lo so e sinceramente mi è sembrato un po' un colpo di testa dell'arbitro. Io di solito non parlo mai perché adesso non ce n'è bisogno perché la partita è finita, però secondo me puoi ammonirlo per perdere di tempo, ma dare una punizione a due. Mi diceva qualcuno qui che all'Aragona non si vedeva una punizione a due da 25 anni, quindi oggi l'hanno rivista, quindi ho voluto un po' mettere un po' di pepe alla fine della partita.